Perché i soldi sono energia, semplicemente quello. Sono un'energia totalmente neutra, quindi al di là dell'accezione che noi diamo, che può essere, che è influenzata da noi, quindi può essere positiva o negativa, i soldi sono una fonte di energia. L'energia è attratta da energia simile. A seconda delle vibrazioni che mettiamo, quindi da come stiamo in quel momento, attiriamo lo stesso tipo di energia. Se io sono più centrata, carica, se sto bene, se vibro bene, ovviamente non posso far altro che attirare cose simili a me in quel momento. Quindi, ovviamente, significa, se io sto lavorando sul concetto di denaro, sul guadagnare in maniera corretta o di più, non posso aspettarmi che uguale o in maniera maggiore. Se invece io sono completamente esaurita, anche perché, come dicevamo prima, il nostro business energeticamente dipende da noi, non possiamo aspettarci che arrivi di più se io sto dando veramente, se io penso di dare di più, ma in realtà sto dando molto di meno di quello che potrei. I soldi sono energia, questa cosa va veramente concettualizzata, va fatta propria, soprattutto quando ci ritroviamo davanti al blocco del classico, magari anche di chi inizia, il problema relativo al denaro. Quindi non so se me lo merito, i soldi, sai, sono il male della società, tutte quelle cose che ci sentiamo continuamente ripetere, che facciamo nostre, ma che in realtà dobbiamo prendere per quello che è energia, appunto. E dalla tua capacità di gestire l'energia, sei in grado di manifestare un risultato. In questo caso il risultato è il risultato monetario.